Buongiorno, 8-14 aprile, settimana che inizia con un'eclissi che sarà spettacolare, soprattutto nel Nord America, dove sarà più visibile, ma i cui effetti si sentono dappertutto. Non so se avete la sensazione, anche stanotte, qualcosa di tosto stia arrivando, non lo so, io ce l'ho, però ok. Allora, tocca ai pesci, ho tirato prima la carta così velocizziamo questo video. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, siete sempre avvisati dei prossimi video, mettere like a questo video. Questo è un video composto da due parti, la prima parte dei tarocchi, la seconda di oracoli. Do anche una brevissima descrizione di come sono messi i pianeti in questo momento. E poi vi ricordo che secondo me non sono né previsioni, perché non si possono fare le previsioni, o almeno non così, non sono oroscopi, non si fanno gli oroscopi con le carte, sono messaggi che ogni segno o qualcuno di voi deve ricevere di settimana in settimana, diciamo, per farla in breve. Allora, pesci, parti con l'otto di coppe. La tua voglia di allontanarti da cose e persone che non ti fanno stare più bene. Com'è la tua energia? Beh, questo cielo sta spostando la sua energia proprio da te, dove erano concentrati tutta una serie di pianeti, all'Ariete. Ricomincia il giro. Quindi è come se si ricominciasse da capo in tantissime situazioni. La luna nuova in Ariete che si forma il giorno 8 è in fin dei conti la prima luna nuova dell'oroscopo, dell'anno, oserei dire. Quindi è una luna molto forte per quanto riguarda le manifestazioni soprattutto. Poi in Ariete, il primo segno è il segno dell'azione. Il segno della velocità, la velocità magari più del Sagittario, però è proprio il segno dell'azione. Si parte, boom, con l'Ariete, che tra l'altro a Marte, come suo cavaliere leggente, come dico io, beh, non ci sono tante parole, si agisce e basta. Quindi manifestiamo tantissimo per questa luna nuova. L'Ariete, tra l'altro, vi ricordo, domina la testa, ok? Come segno del corpo. Luna nuova in Ariete con eclissi in Ariete. È un'eclissi solare che sarà, credo, quindi alle 8:20 circa di oggi sarà la luna nuova e l'eclissi sarà giù di lì. Sarà circa 5 minuti questa eclissi, però gli effetti si possono sentire il giorno prima e fino a 2 giorni dopo. Allora, energia parlo. Il sole è pure in Ariete, chiaramente, se no, tra l'altro questa è un'eclissi che si posiziona al 19° grado dell'Ariete, insieme a Chirone e alla Luna Nuova. Quindi sole, Chirone e Luna Nuova sono tutti sul 19° grado dell'Ariete. In Ariete abbiamo pure Mercurio, che ahimè è retrogrado. In Ariete abbiamo pure la Venere. Una Venere che punta anche quella direttamente all'azione, c'è poco da fare. Poco romantica per certi versi, ma molto io voglio questo e me lo vado a prendere. In toro, quindi in posizione positiva nei confronti dei pesci, abbiamo ancora Giove e Urano. Giove fino a maggio, e tra l'altro settimana prossima parliamo proprio di questa, della congiunzione fra i due, molto importante. E dopodiché in Acquario abbiamo Plutone, in pesci permangono Saturno, Nettuno e Marte. Ok, quindi in ogni caso avete delle grandi forze perché vi arrivano sia da voi stessi sia dai pianeti in toro. Parlo di forza positiva diretta, ok? Allora, l'otto di coppe mi dà l'idea di qualcuno, qualcosa che si voglia allontanare dalle situazioni che non vanno più. E che voglia raggiungere invece le situazioni desiderate, tra virgolette, energia interna, il 7 di spade. 7 di spade settimana è una cosa, il 5 di denari e il 6, 5, 6, 7, interessante, e il 6 di bastoni.
La vostra energia è di qualcuno che vuole vincere ad ogni costo. Ecco, partiamo da questo presupposto. Ad ogni costo. Perché dico ad ogni costo? Perché abbiamo questo sette di spade. Quindi a costo di mettere in scena un falso sé, potrei dire. Oppure la vostra energia è quella di far calare le maschere in situazioni che sono poco chiare. Ok, quindi è un pesci che in situazioni poco chiare non vuole vivere più, secondo me, ma adesso andiamo a vedere, e vorrebbe far calare tutte queste maschere. Qualcuno di voi potrebbe vivere situazioni ambigue in cui ci sono più persone, non siete soltanto due. Però c'è questa voglia di trionfare in ogni caso, questa voglia di arrivare all'obiettivo, di qualcosa che vi arde. Vediamo. Il 4 di spade. Il sole. Il 10 di denari. Il paggio di coppe. Il 10 di spade. E il paggio di denari. Due paggi. Quindi qui la situazione è tutta a livello di idee, non c'è effettivamente un muoversi, non esistono cavalieri, non ci sono movimenti. Quindi la vostra energia è molto mentale, devo dire, è molto di costruzione, molto mentale. Pensate di rivolgervi a qualcuno, ma non lo fate veramente, non c'è azione. Il 4 di spade mi dice che c'è tantissimo stress relativamente a una situazione in cui c'è bisogno di fare chiarezza. Qualcuno di voi potrebbe pretendere un chiarimento, qualcuno di voi potrebbe inseguire un chiarimento. Qualcuno, dopo un momento di grande stress, si apre una situazione familiare o anche economica molto bella, devo dire, molto molto bella. Qui c'è proprio il raggiungimento di obiettivi, soprattutto economici o familiari, ve lo dico. E si è costruito tanto, adesso è il momento di vincere, di farsi carico, tra virgolette, ok? Di un momento che è a un livello superiore, ok? Quindi state per passare in certo modo a un livello superiore per quanto riguarda situazioni economiche o familiari. Dopo un momento che devo dire non è stato proprio esattamente idilliaco, tu sette di spade, con quattro di spade, molto mentale, ma molto di chiusura, molto di ambiguità. Ripeto, qualcuno di voi ha voluto far calare le maschere, cercherà di far calare le maschere questa settimana. Questo non significa che per forza una persona si è comportata male, ma magari ci sono state situazioni in cui non c'era chiarezza, invece voi pretendete chiarezza, volete chiarezza. Ok, si pretende magari chiarezza da parte vostra o voi da parte di altri. Qui c'è qualcuno che si è comportato in maniera ambigua, che si è comportato in maniera poco chiara. Per qualcuno c'è stata proprio l'idea della menzogna, del tradimento col sette di spade. Si pretende, quindi c'è stata chiusura, si pretende però un chiarimento, si pretende, o almeno si va incontro alla voglia di fare chiarezza in questa situazione. Come si fa chiarezza? Qualcuno di voi, portando avanti delle scuse, ma stiamo attenti, il 10 di spade che mi chiude questa settimana non è esattamente una grandissima notizia, quindi c'è da superare un dolore, c'è da superare un dolore che vi portate appresso, che avete inferto da altri, ok? Ricordatevi che le energie sono reversibili. Qui ci sono, ripeto, tutta una serie di situazioni che portano a, che spingono a organizzarsi, a fare, a dire, per arrivare alla vittoria. La vittoria certa di questa settimana è lavorativa, quindi dal punto di vista economico e professionale si possono avere delle entrate, si è ottimisti, si è tanto fatto per avere. Per quanto riguarda quello che è la situazione emotiva, vedo ancora che ci sono, apriamo e chiudiamo proprio con le spade e con carte che non sono esattamente positive, che ci sono ancora delle difficoltà, ok? Quindi, però la difficoltà principale nasce proprio da questo sette di spade, che questa settimana, devo dire, è uscito dappertutto. Questo significa che è una settimana in cui magari sarà questa luna nuova, si tende a fare saltare alcune maschere. Si tende proprio ad agire per fare saltare alcune maschere. Non si ha più voglia di cose che non sono chiare. Il 5 di denari all'esterno mi parla di una situazione
che indica mancanza. Vediamo di che cosa. La torre, anche questa tante volte uscita questa settimana. La regina di spade, il 4 di bastoni, il 4 di denari e l'appeso. Relativamente a situazioni che possono essere di matrimoni, situazioni stabili, eccetera, questa è la settimana in cui maggiormente le persone dei pesci sentono la mancanza di qualcosa. Allora, la mia idea è che si sia all'interno di un movimento di routine, di un movimento di routine, no, di una routine in cui manca l'emozione, in cui manca la scarica adrenalinica dell'emozione. Mi è arrivata così, ve la dico. E quindi i pesci in qualche modo mancano di questa emozione e vorrebbero un movimento che scuote all'improvviso questo rapporto. Non escludo per altri che invece ci sarà un movimento improvviso, ci sarà qualcosa che avviene e avviene all'interno di quello che è il processo di comunicazione. Ok, quindi ci potrebbe essere qualcuno che impone limiti, che impone confini, che taglia fuori o che in qualche modo dona, lancia l'occasione per un'opportunità che sia nuova, ok? Qualcosa comunque su cui i pesci hanno lavorato. Devo dire che però poi alla fine questa opportunità secondo me non si prende, non si concretizza. Perché lo dico? Perché abbiamo sto appeso, sto 4 di denari, è come se alla fine si rimanesse poi nella stessa identica situazione. Quindi c'è l'opportunità, qualcosa che veramente salta, che collassa, che salta. C'è qualcuno o c'è l'opportunità di imporre, di mettere nuovi confini alle storie. Di dare dei nuovi ritmi anche alle storie, però poi alla fine è come se mancasse il mordente o se manca il carburante, no? Per portare avanti questo progetto di cambio, tutto rimane sospeso e si continua ad avere forte senso del controllo, e questo l'abbiamo visto anche prima, quindi forte senso del controllo all'energia esterna, forte rigidità. Ok, è come se un'energia che si protegge o che protegge i suoi beni, i suoi averi, e quindi rimane tutto assolutamente sospeso. Vedete? Proprio forse dovete cercare di vedere le cose da altre angolazioni, perché qui non ci si muove secondo questo percorso. Ok, anche se è una settimana, ripeto, di azione di vittoria, di azione no, di vittoria, quindi qualcosa, però vedete, c'è tanto il bruciare, c'è tanto qualcosa che dall'interno esplode. Mi arriva tanto questa cosa, i pesci rischiano di esplodere questa settimana, o almeno certe situazioni esterne rischiano di esplodere, anche se poi si torna da capo, non c'è effettivamente un cambiamento vero e proprio, quello che ci si auspica. Non c'è, vediamo adesso. La carta 17, ragazzi, le decisioni e l'allineamento. C'è bisogno di prendere una decisione e di mantenerla. Qui invece è come se si facesse un passo avanti e tre indietro. E di allinearsi con quello che è effettivamente il progetto di vita, con quello che è effettivamente quello che succede. Invece c'è la non accettazione di quello che succede. Le fiamme anche qui. Le fiamme anche qui, scusate. Allora, questa combinazione di carte è molto bella, mi piace, perché vi dice che ok, abbiamo le fiamme, però c'è qualcosa di positivo che sta arrivando nella vostra vita, pesci. Però per arrivare a questa situazione positiva dovete essere disposti
a bruciare qualcosa, ecco, a prendere la decisione giusta, a bruciare qualcosa che non va più e non arrendersi. Non vi dovete arrendere, però c'è da fare un percorso che è assolutamente differente rispetto al passato, se volete vincere così come sembra qui, eh. Quindi, gli oracoli vi dicono che bisogna allinearsi a un nuovo percorso, ok? Prendere delle decisioni che sono nuove. Quindi ok, che magari non andate in porto qualcosa. La porta, bella questa carta. E anche voi il quinto chakra. Quindi qua c'è proprio bisogno di comunicare. La porta verso il valore aperta. Quindi ci sono grandi occasioni questa settimana per i pesci. Bisognerà comunicare comunque, ok? Chiedete all'Arcangelo Michele se avete bisogno di un supporto. Vi sarà il primo chakra, scusatemi, non il quinto. Il primo chakra, quindi c'è bisogno di stabilità, ecco, al contrario, c'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di recidere i legami con tutta una serie di situazioni, questo l'avevo già visto, del passato, ma facendolo, prendendo strade differenti rispetto a quelle che avete preso nel passato. 7 di Gabriele, 10 di Raffaele. L'amore e la felicità riempie la vita, quindi con la famiglia tutto a posto, però stiamo attenti, difendi ciò in cui credete. Quindi continua quella linea. La linea qual è? La linea è che finora avete inseguito un obiettivo, ci sono state bugie, ci sono state ambiguità, ci sono state situazioni poco chiare. Avete inseguito un obiettivo, avete voglia di vincere di vittoria, però avete seguito la strada sbagliata, vi dicono le carte fino ad adesso. C'è grande possibilità davanti a voi, c'è la possibilità di vittoria, c'è la possibilità di grande fortuna, ma bisogna allinearsi con una strada differente. Ok, l'obiettivo va bene, ma dovete trovare il modo di agire in maniera completamente differente. Difendete ciò in cui credete, non vi arrendete, ma cercate di prendere le decisioni giuste nei confronti di cose e situazioni che state inseguendo e che forse è il caso di rivalutare sia il modo di inseguire, sia di vedere che cos'è che va salvato in determinate situazioni e se va salvato. Ok, pesci. Noi ci vediamo la settimana prossima, spero di essere stata chiara. Bye bye.